Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 22 maggio. Vediamo quali sono le cose fondamentali che sono presenti sui giornali di oggi. Intanto tutti quanti titolano sul discorso fatto da Trump in Arabia Saudita davanti a Riyadh, davanti a 55 capi di Stato arabi. 55 capi di Stato. Che cosa ha detto sostanzialmente Trump a questi signori, secondo i resoconti di tutti i giornali? Ha detto che si deve combattere uniti contro il fondamentalismo islamico e loro per primi, 55 capi di Stato arabi, devono dare una mano per isolare i terroristi islamisti, secondo le traduzioni, non so quali siano, ma comunque oggi si nota come non ha detto islamici, ma islamisti, quasi a dare un senso diverso rispetto a quello della campagna elettorale. Un errore, ovviamente, anche noi lo commettiamo perché non c'è nulla di dire terroristi islamici, ma insomma, dire islamisti ormai nel gergo del politicamente corretto vuol dire prendere un po' le distanze da quell'idea che tutti i musulmani siano terroristi, anche se tutti i terroristi recentemente internazionali sono musulmani, ma questo è un altro dettaglio. Quindi ci sarebbe un Trump che fa un passo indietro, ma anche un passo avanti, perché dice appunto che debbono combattere loro e glielo va a dire in casa loro di combattere i fondamentalisti dell'ISIS. Oltre a questo passo avanti, la seconda questione importante di politica estera che dice Trump è che bisogna isolare l'Iran, perché l'Iran, quella sì, è la sentina di tutti quanti i vizi, scusatemi, medio orientali. Ecco, questa uscita di Trump, il primo discorso pubblico di Trump in una visita di Stato, beh, questa è uscita oggi dai giornali normalmente che criticano moltissimo Trump, è piaciuta. Il Corriere della Sera, pagina 3, piazza l'analisi appunto di un grande analista americano che dice: beh, ma questa è una buona strategia, insomma, la prima visita all'estero di Trump nel posto più delicato del mondo, cambiando la dottrina fallimentare di Obama, sembra aver convinto. Di tutt'altro avviso è Pane Bianco e di tutt'altro avviso ancora Vittorio Feltri. Pane Bianco dice che il trumpismo oggi, io non condivido affatto il pezzo di Pane Bianco, pur stimandolo e sapendo che è uno dei più grandi giornalisti liberali che sono in circolazione. Pane Bianco dice che oggi quelli che stanno con Trump sono gli stessi che sono anti-americani, che non amano la società liberale, che è quella che negli ultimi 50 anni ha difeso e propagandato l'America. La trovo una stupidaggine. Io sono filoamericano, sono fino a prova contraria, mi piace la società capitalistica liberale americana, e per quello preferisco Trump contro il politicamente corretto delle felpe della Silicon Valley rispetto a Hillary Clinton che ha fatto una scemenza dietro l'altra. Ha ragione Federico, dovrebbero isolare l'Arabia Saudita, non solo l'Iran, perché se c'è un posto, l'ho già detto in questa rassegna stampa in questi giorni, se c'è un luogo, una monarchia wahabita che ha diffuso il virus dell'ISIS, beh, quella è proprio quella dell'Arabia Saudita. Comunque vedremo se questa sarà la strategia giusta o sbagliata, ma quello che dice Feltri è ancora diverso. Oggi sul Libero dice: più lo criticano e più mi rendo conto di come Trump stia facendo bene. Questa è la posizione di Feltri. Campi oggi fa un altro passaggio molto interessante rispondendo alle critiche che sono state fatte a Trump, ma secondo me indirettamente anche al pezzo di ieri di Ferruccio De Bortoli, che critica il leaderismo che sta succedendo nelle democrazie americane. Dice Campi: attenzione, dice Campi, a delegittimare le leadership sulla prima pagina del Messaggero. Perché a forza di dire che i leader, Trump è un cretino, il Cavaliere è un imbecille, sono anticostituzionali, sono fuori dalla democrazia, dobbiamo fare l'impeachment, tesi oggi che conoscete bene, è tipica del Foglio, prenderlo a calci nel sedere, cioè oggi Foglio tratta Trump come un tempo Repubblica trattava il Cavaliere, con lo stesso identico stile. Bene, dice Campi, queste due cose non le dette del Foglio e di Repubblica, dice Campi, di legittimare la leadership mette a rischio la democrazia, perché fino a prova contraria sia Berlusconi sia Trump sono stati eletti democraticamente, quindi non è che potete buttare via il bambino senza l'acqua sporca. Qua buttate via tutto, cioè l'acqua sporca senza il bambino, qua buttate via tutto. Non è che non potete tenervi Trump e poi dire: beh, no, non ha funzionato la democrazia perché è arrivato Trump, no, non ha funzionato la democrazia perché ha avuto Berlusconi. È una follia che oggi, per fortuna, che Campi ricorda. Cosa sta succedendo? Beh, succede quello che è evidente ormai, che Berlusconi e Renzi si sono messi d'accordo un po' sulla nostra pelle, diciamo la verità. La prima cosa positiva è che si va a votare, cioè l'accordo prevede che si vada a votare a ottobre, però tutto sommato 3 mesi in più, 3 mesi in meno non mi sarebbe
Non sarebbe cambiato perché comunque nel 2018 si sarebbe votato per la fine normale e regolare della legislatura, mentre si pensa che si possa votare a fine settembre, inizio ottobre. Ma il punto vero per cui si andrà a votare è, secondo il Corriere, Repubblica e tutti i retroscena dei giornali, il giornale ci apre, è l'accordo tra Renzi e Berlusconi su un nuovo sistema elettorale alla tedesca, in cui c'è una soglia di sbarramento al 5%, in cui avrebbe preteso Renzi, secondo il giornale, di avere comunque un premio di maggioranza al 40%. Allora, cosa voglio dire? Io non conosco bene il sistema tedesco, ma neanche i giornali, perché oggi non ve lo spiegano bene, ci sono dei grafici, ma nessuno vi spiega, anche perché poi che vuol dire il sistema tedesco, una parte con i collegi nominali, una parte col sistema proporzionale, quanta parte, cioè nei dettagli, soprattutto nei sistemi elettorali, si creano i problemi. Ma oggi un retroscena del Corriere ricordava come anche sull'Italicum doveva esserci un accordo tra Berlusconi e Renzi in una fase iniziale, quella in cui Romani si alzava al Senato e diceva che la riforma costituzionale era perfetta, poi dopo vennero fottuti su tutta la linea, perché Renzi cambiò 17 dettagli fondamentali nell'Italicum, quindi bisogna stare attenti perché quello che oggi sulla carta è un accordo con Renzi non si sa mai se alla fine diventerà un accordo stampato sulla pietra o sulla sabbia. Anche Berlusconi ovviamente ha cambiato idea più volte, perché mi ricordo il Berlusconi maggioritario che oggi mi spiega che invece si deve andare al voto con il proporzionale, forse con la lista animalista. Vabbè. Altra cosa molto divertente oggi è l'ex fondatore, il fondatore, scusatemi, di Twitter, che si chiama Evan Williams, che in una serie di dichiarazioni dice che si scusa per la sua invenzione e dice, come dice bene Francesco Del Vigo oggi sul giornale, non si, più che scusarsi per il fatto che grazie a Twitter e ai social network è nato il fenomeno Trump, si dovrebbe scusare perché sui social network è nato il fenomeno ISIS. Ma secondo me non si deve proprio scusare, cioè quando si commette un errore, un po' come Scalfari quando firmò quella letterina ignobile di cui abbiamo parlato, dell'Espresso, in cui portò a morte sostanzialmente, idealmente con quelle parole, il commissario Calabresi. Beh, il problema non è che internet non funziona più, caro Evan Williams, è che internet, la rete, il fuoco, la rivoluzione industriale non funzionano secondo il progetto del signor Evan Williams, che dietro la sua stanzetta sfigata della Silicon Valley è diventato miliardario e quindi ora avrà una mansion pazzesca. Lui pensa dove andrà il futuro. Il futuro non va dove volete voi, perché siamo un popolo fatto di individui e non di rete, non di algoritmi, e quello che voi avete fatto è inventare il fuoco, ve ne siamo grati. Il fuoco all'inizio brucia le foreste, poi lo sapremo dominare. Quindi il problema non è aver inventato internet, il problema è che voi siete talmente cretini con queste felpe che pensavate che quel fuoco subito fosse indirizzato solo da una parte, quella vostra, quella giusta, quella politicamente corretta. Non è stato così. Ci sono le fake news, c'è il blue whale, ci sono gli suicidi, ci sono gli haters. Tu vai su Twitter e non c'è altro che persone che ti odiano, che ti prendono per il culo, che ti... Chi se ne frega? Pazienza, non succede nulla, è il fuoco che brucia. E quando Williams si inventa un sistema per cui tu i giudizi dai 140 caratteri, che pensava di aver fatto? La Bibbia? Pensava di aver fatto la cosa di più superficiale, la cosa più superficiale del mondo, tant'è che ha avuto un successo relativo, ma un grande successo. Williams come Scalfari, peggio di Scalfari, perché Scalfari almeno ha letto qualche libro che Williams non ha letto. Veneziani, che di libri ne scrive molti, oltre che leggerli, oggi fantastico sul fondo del tempo, dice: ma guardate che smettete di dire che la questione dei muri è nella cultura di destra che diventa sempre di estrema destra. Il problema è che alla destra piacciono i confini, non i muri, e che l'unico muro che io mi ricordo è quello di Berlino, e che non l'hanno alzato i destri, gli occidentali, gli americani, i liberali, ma l'hanno scelto i comunisti, chiaro, i comunisti. Bene, bellissimo, anche la frase in cui i veneziani dice che il razzismo più becero è sorto nel nome dell'antirazzismo, quello di cui ci vediamo tutti i giorni, per cui se uno alza a dire: ma scusate, ma questa manifestazione di Milano contro i migranti, a favore dei migranti, contro chi era? Contro quali muri? Dove sarebbero questi muri in Italia? Dove sarebbero? Io voglio vedere un muro. Dov'è un muro? Dov'è? Dov'è? Li accogliamo così a braccia aperte, anche troppo. Ci sono i muri, ma che minchiate. La stampa, a proposito di minchiate, oggi l'unico giornale in Italia, però spero che sia, direi che è buon inform ben informato in genere, dice che l'Europa si è inventata una bella idea a Bruxelles, cioè nelle raccomandazioni che farà oggi dirà che bisogna tassare la casa per i ricchi in Italia. Vabbè,
Buona idea, già sentita questa cosa di tassare la tassa sulla casa per i ricchi. E chi sono i ricchi in Italia? Quelli che hanno le ville o poi quelli che hanno 100 metri, 200 metri quadri? Questi burocrati europei, se continuano così, veramente faranno, vabbè, insomma, la sapete bene la mia cosa, la tassa sulla casa in Italia non si deve fare. La prima casa in Italia ci arriva anche un bambino, è come il fondo pensione in America. Oggi noi stiamo incentivando i PIR, cioè dei piani di investimento che servono a veicolare i soldi nelle piccole aziende, perché in Italia i fondi pensione non li abbiamo fatti. I fondi pensione in Italia si chiamano casa. Noi abbiamo messo nella casa i nostri risparmi e quindi tassare per una seconda volta il risparmio, come ci insegna Einaudi, è una minchiata. E c'ha ragione Tiziana, definitemi un ricco.